L'istituzione della festività in onore della Natività di Maria risale al VII secolo, introdotta da Papa Sergio I nel solco della tradizione orientale, una festa il cui significato è strettamente legato alla venuta del Cristo e al disegno preparato per la salvezza dell'umanità. In diocesi la festività è celebrata con solennità in tre santuari, anche se sono molte le parrocchie che vivono con devozione questo particolare momento liturgico. Il nostro vescovo, Monsignor Palletti, ha presieduto, come di consueto, le celebrazioni al santuario del Mirteto ieri sera, al santuario delle Grazie questa mattina e nel pomeriggio di oggi con la celebrazione vespertina al santuario di Roverano. La prima celebrazione ieri sera al Mirteto dopo la tradizionale processione che ha percorso le vie del paese dalla parrocchia al santuario. Nella parrocchiale il vescovo ha benedetto il nuovo stendardo mariano inaugurato proprio ieri nel corso della processione. Questa mattina, solenne celebrazione al Santuario delle Grazie, la cui devozione travalica i confini diocesani. Alla presenza delle autorità civili e militari, il vescovo ha presieduto la celebrazione delle 11 che seguiva le diverse funzioni religiose officiate sin dalle prime ore del mattino. L'omelia ha preso spunto dalle letture proprie del giorno, in particolare dal Vangelo che ricorda la genealogia del Signore, così il vescovo nell'omelia. Ecco, allora comprendiamo come la Natività della Vergine Maria non sia semplicemente una giusta e bella devozione, ma sia un passaggio decisivo della nostra salvezza. E così la vogliamo accogliere, soprattutto nella fede, così la vogliamo venerare in quel dono che il Signore Gesù fa ad ognuno di noi, di sua madre come nostra madre, così la vogliamo pregare, perché l'intercessione della madre di Gesù, ma a questo punto anche Madre Nostra, è la più alta. Giustamente poi si unisce l'intercessione di Maria con l'intercessione della Chiesa, perché l'una diventa segno, simbolo dell'altra. Accogliamola così e chiediamo al Signore la grazia di essere sempre degni figli di una madre così grande. Nel pomeriggio di oggi, altra celebrazione solenne al santuario di Roverano, dove già ieri i fedeli si erano recati per celebrare l'anniversario dell'apparizione. Una celebrazione solenne, seguita con devozione e raccoglimento dai fedeli, giunti anche dalla vicina diocesi di Chiavari. Un ampio servizio sulle celebrazioni martedì prossimo nell'ambito della rubrica settimanale Essere Chiesa Oggi.